questo canale ancora giovane, ma comunque che dà soddisfazione a me, a voi, benvenuti, ma anche bentornati a chi è già iscritto da un po' e benvenuti ai nuovi iscritti. Io come sempre mi presento, sono la dottoressa Sara D'Agostini, biologa, pranoterapeuta e insegnante di risveglio della coscienza e di cristianesimo esoterico. Oggi, come avete potuto vedere e potete visionare qui sotto di me, ho scelto un argomento trasversale, come scelgo di fare ogni tanto su questo canale, e che riguarda fondamentalmente la grande famiglia, il grande filone della guarigione energetica. Come scegliere alimenti sani, e vi parlerò oggi degli ultratrasformati, ovviamente sempre in una chiave energetica, in una chiave di risveglio. Quindi vi darò alcuni elementi e alcuni dati pratici, ma per farvi entrare ancora di più nell'aspetto energetico di ciò che vi dico. Soprattutto per i nuovi iscritti, vi dico che io mi occupo di risveglio della coscienza e di cristianesimo esoterico, e durante l'anno faccio proprio corsi inerenti a questi due grandi filoni, che in realtà sono continuamente comunicanti e collegati tra di loro. Ma da biologa che si occupa di nutrizione, e in generale da pranoterapeuta, insomma, lavorando e appartenendo da anni, lavorando poi un modo di dire, la mia più che un lavoro è una professione che è ben diversa, è un mestiere, anzi ancora meglio. Comunque, stando da anni nel mondo della, veramente da tanti anni nel mondo della guarigione energetica, quindi dai cristalli ai fiori di Bach, che sono due strumenti che utilizzo molto nelle mie consulenze, fino a poi ad arrivare alla stessa, dalla floriterapia fino alla fitoterapia, quindi fino a un'integrazione, un'armonia tra corpi energetici e natura, fino ad agire direttamente sui singoli chakra. Insomma, quello, il messaggio che vi voglio trasmettere è che del mondo della guarigione esoterica appartengono tutti quegli strumenti energetici che permettono all'anima di mantenere un apparato psicofisico o macchina biologica in buone condizioni energetiche. Buone condizioni energetiche vuol dire buone condizioni di salute. Quando voi avete una buona condizione energetica, e quindi una condizione energetica stabile sia dei meridiani che dei chakra, questo corrisponderà a una buona condizione di salute. Tra l'altro, questo argomento, che fa parte del grande filone della guarigione energetica, che è un tipo di guarigione esoterica, non ve la voglio fare complicata, ma voglio sicuramente mettervi a conoscenza dei punti più importanti, è un aspetto integrante del mio secondo anno del corso di risveglio, perché ho ritenuto, nell'articolare i 3 anni dei corsi di risveglio che svolgo durante l'anno, perché si chiamano anni, ma ogni corso dura circa dai 2 ai 4 mesi ogni anno, quindi non è un anno solare. Quando dico anno è per intendere un modulo. Ho deciso, vi dicevo, di inserire gli argomenti di guarigione esoterica, tra cui questo dell'alimentazione, proprio nel secondo anno, perché dopo tutta un'infarinatura generale sul risveglio della coscienza e gli esercizi pratici e teorici che do nel primo anno, tutto il secondo anno è dedicato alla guarigione esoterica, quindi ai corpi sottili, a cosa sono i corpi sottili, a come vengono influenzati dal risveglio, a cosa accade ai corpi sottili durante il nostro processo di incarnazione, a come si muovono le energie nel nostro corpo, come funzionano i chakra, come si modificano i chakra in base al nostro livello di coscienza. Insomma, dedico un intero modulo il secondo anno a parlare proprio di guarigione esoterica. E ricordo bene che una delle lezioni che faccio nel secondo anno, chi l'ha già fatto lo sa, è proprio sull'alimentazione. E spiego tutti gli aspetti fondamentali dell'alimentazione a livello energetico, e quindi, per esempio, il colore degli alimenti, a quale funzione corrispondono, in base al colore degli alimenti, quali sono i chakra che vengono potenziati o depotenziati, in base alla vostra condizione energetica del momento, come cuocere gli alimenti per agire su un certo vostro stato energetico, quali alimenti scegliere, l'interazione tra l'alimentazione e il vostro stato di coscienza attuale, l'importanza di acquistare prodotti in supermercati, in market, che abbiano la stessa vostra risonanza, quindi di fatto la stessa vostra risonanza energetica, quindi che sia che market che abbiano una forma pensiero, tecnicamente parlando, che risuoni con la vostra. Insomma, approfondisco tutte queste tematiche di guarigione esoterica nel secondo anno.
Oggi però, tutto questo per farvi un po' una spiegazione generale del perché giungere fino a questo argomento, perché poi di tutti questi macro argomenti se ne possono andare a scandagliare dei singoli micro argomenti, come nel nostro caso. Siccome il canale YouTube sono video settimanali che mi consentono di approfondire tematiche di cui talvolta non ho tempo di approfondire o anche viceversa, ho scelto per questa settimana per voi in prossimità proprio, tra l'altro, e in procinto della Pasqua, quindi della risurrezione dell'anima, di quella che è l'ultima iniziazione del Maestro Gesù Cristo, appunto la Pasqua, e in prossimità quindi di questa ultima settimana. Che è la settimana santa, proprio perché poi dal via, dal là alla risurrezione pasquale, di dedicarci a quella che è un aspetto della guarigione esoterica ed energetica molto approfondito, che è come scelgo gli alimenti sani, quali sono gli strumenti che mi possono aiutare a scegliere alimenti sani. E da qui poi si collega la questione degli ultratrasformati, perché sappiate che molti degli alimenti che noi mangiamo sono ultratrasformati. Oggi vi spiegherò un pochettino cosa sono i cibi ultratrasformati, come riconoscerli e vi darò anche un paio di strumenti proprio pratici per poter velocemente riconoscere quando andate a fare la spesa in un market che possibilmente abbia la vostra forma pensiero, la vostra risonanza energetica. Quindi mi raccomando, non un market a caso, anche se sappiamo che il caso non esiste. Quindi con tutte le premesse che vi ho fatto nell'info, darvi lo strumento pratico per poter scegliere degli alimenti più salubri possibili, sani, premettendo che non esiste un alimento totalmente sano. Perché? Perché l'energia di cui sono fatti anche gli alimenti e di cui siamo fatti anche noi è costituita da atomi e molecole che fluttuano continuamente e fluttuano a seguito in base a una serie di risonanze che dipendono dai nostri pensieri, dalle nostre emozioni e dall'ambiente in cui ci troviamo. Quindi è impossibile avere un alimento che sia totalmente sano, ma è possibile avere un alimento che sia più conforme alla nostra risonanza. Questo sicuramente sì. E inoltre è importante anche come mangiamo, perché se mentre io mangio sto in stato di presenza, proprio durante la masticazione e durante la deglutizione, a livello energetico gli atomi e le molecole verranno elaborati dal mio stomaco e dal mio intestino in maniera più totale e profonda, perché vi dovete immaginare che quando noi mastichiamo e deglutiamo un alimento, i suoi atomi e le sue molecole vengono scomposte per poi giungere a contatto con gli atomi e le molecole dello stomaco e dell'intestino ed entrare in risonanza. Quindi, per farla proprio semplice, gli atomi del cibo e gli atomi dello stomaco e dell'intestino entrano in contatto e in base alla risonanza che hanno si trasformeranno come nutrienti oppure si trasformeranno in antinutrienti. E quindi è fondamentale anche, tra l'altro, nonostante tutto quello che vi ho detto e quello che vi dirò in questo video, che quando mangiate, mangiate in uno stato di presenza. Ovviamente per questo, perché per stare in stato di presenza bisogna allenarsi, non a caso faccio dei corsi di risveglio, perché imposto alle persone, do delle basi, io faccio sempre da mezzo dell'insegnamento, io alle persone do delle basi teoriche e pratiche che poi loro devono applicare settimana dopo settimana in modo tale che si trovino pronti a poter lavorare anche da soli in autonomia su di sé, a mantenere sempre una certa centratura, un certo risveglio, una certa auto-osservazione. Fatta tutta questa ampia premessa, vi ricordo che lo scopo del risveglio è rendere la personalità un veicolo per l'espressione dell'anima. Perché questo? Perché se io tengo la mia apparato psicofisico o personalità o macchina biologica, cioè corpo fisico, corpo emotivo e corpo mentale in un buono stato, essendo il tempio dell'anima, anche l'anima potrà continuare a svolgere la sua missione. Se io mi disincarno o comunque una macchina biologica che funziona poco e male, l'anima in questa vita non potrà compiere i suoi passaggi iniziatici. Anche per questo è così importante ogni tanto che io su questo canale parli un po' più nel dettaglio di che si intende salute, di quali sono gli strumenti della salute e di darvi degli strumenti pratici per prendervi cura della vostra salute a 360 gradi e quindi della vostra macchina biologica, in modo tale che l'anima possa risiedere per un po' più di anni in questa incarnazione. Allora, una novità, prima di entrare nel video, nel cuore del video e dell'argomento, è che è disponibile da pochi giorni un canale WhatsApp.
È totalmente anonimo, quindi io non vedo, io e nemmeno tutti gli altri membri vedono voi, né il numero né il nome. Quindi potete stare totalmente tranquilli e questo canale WhatsApp l'ho voluto creare io perché all'interno di questo canale WhatsApp io do una serie di input quotidiani su film, libri suggeriti, biografie, sitografie, siti particolari, darò degli esercizi anche di risveglio in dei momenti particolari però dell'anno, in base a delle intuizioni che a me giungono, che penso possano servirvi, quindi non ovviamente casuali. Quindi è proprio un canale dedicato a chi si vuole immettere nella via del risveglio e del cristianesimo esoterico con costanza. Perché molti dei contenuti che verranno messi su questo canale non si trovano né sul mio account X né sul mio account YouTube, qui dove vi sto parlando, perché sono contenuti immediati, come si direbbe just in time, quindi condividere un sito, condividere un libro, condividere un film, sempre inerenti al risveglio e al cristianesimo esoterico, ovviamente. Quindi io vi darò tutti quegli strumenti a mano che vi serviranno per costruire e mantenere il vostro centro di gravità permanente. E questo sono contenuti esclusivi solo ad opera di chi si iscrive a questo canale WhatsApp. Trovate il link sotto al video. Bene, fatta questa ampia premessa, possiamo passare al cuore dell'argomento. Come scegliere alimenti sani? Cosa sono gli ultratrasformati? Quindi come questo influenza in relazione con la nostra anima? Anzitutto vi dico che pensate che nel Regno Unito, come sempre leggo degli appunti che ho preso qui per voi, gli ultratrasformati e quindi quel cibo che non è tale quale come dall'origine, ma che subisce una serie di lavorazioni e di processi che necessitano inevitabilmente l'aggiunta di ultra sostanze, cioè di ulteriori sostanze, sostanze che poi si vanno ad aggiungere ad altre sostanze ancora, dai conservanti ai coloranti, eccetera, e che quindi vengono ad essere un'aggiunta a quella che è la natura energetica originaria dell'alimento. Pensate che per esempio, in Inghilterra il 57% della dieta è fatta da questo tipo di alimenti. Da noi un pochettino di meno, ma ultimamente anche da noi in Italia parlo, anche se so che ci sono molti che il mio canale YouTube lo seguono anche dall'estero e mi fa piacere, anzi con l'occasione li ringrazio. Quindi gli ultraprocessati o gli ultratrasformati, questi alimenti che vengono aggiunti di sostanze, sostanze, ancora sostanze, per dargli l'odore, per dargli il sapore, per renderli più gustosi, più appetibili, soprattutto per quanto riguarda lo zucchero, in Italia un pochettino di meno del 57%, ma stanno crescendo le percentuali. Perché? Perché il cibo ultratrasformato, per intenderci, la classica barretta, che è già pronta, e gli snack già pronti, confezionati, le merendine sono tutti alimenti e cibi, quindi che danno sì alimentazione ma anche nutrizione, no? Sapete la differenza a livello energetico? Io mi posso alimentare ma non nutrire, mi nutro nel momento in cui ho coscienza di ciò che mangio. E sono cosciente mentre mangio, quindi ricordatevi questi due aspetti qua dell'alimentazione consapevole. E quindi gli alimenti ultratrasformati, ultraprocessati sono molto comodi e il fatto che sono molto comodi fa sì che si preferisce rinunciare alla qualità del cibo e quindi alla qualità dell'alimento, cioè alla sua risonanza energetica, in virtù di una comodità. Che come sapete oramai, soprattutto chi mi segue da un po', la comodità è una necessità, è un bisogno della personalità, non di certo dell'anima. Quindi ricordatevi sempre questi aspetti qui e queste, cioè cercate sempre, questo è il mio invito, il mio stimolo, di vedere sotto un punto di vista del risveglio, della coscienza, tutto ciò che fate, perché tutto ciò che fate in questa incarnazione dovrà essere necessariamente lo specchio di ciò che siete. A proposito di questo, vi consiglio un libro. Vi consiglio un libro chiamato Ultra Processed People, che in realtà è tutto in inglese. Voi sapete che io non amo l'inglese, non amo l'idea che bisogni necessariamente parlare la lingua inglese dal momento che la lingua italiana è la lingua più importante, più bella, più complessa e anche più evoluta in termini proprio esoterici del mondo. Quindi io credo che invece sia meglio saper correttamente parlare italiano piuttosto che impegnare le proprie energie e i propri soldi a parlare inglese, perlomeno in un contesto di risveglio sempre, che è il contesto in cui vi parlo io. Per
Però questo è un libro particolarmente importante, vi metto qui la copertina. È un libro particolarmente importante perché, nonostante sia scritto solo in inglese e al momento non ce ne siano traduzioni in italiano, vi permette all'interno di comprendere un pochettino meglio il mondo dell'alimentazione, il mondo delle industrie alimentari che hanno scopi energetici che sono sempre molto legati ai piani inferiori dell'esistenza. Al parimenti delle industrie farmaceutiche, le industrie alimentari, siamo lì, sono due tipi di industrie che vanno di pari passo, cioè sono due tipi di industrie che sono molto identificate con i piani inferiori dell'esistenza, al punto tale che più o meno consapevolmente possono anche smuovere e muovere intere masse. Tra l'altro io proprio nel canale WhatsApp del tutto anonimo che vi citavo prima, do spesso spunti proprio su testi o siti su cui approfondire il discorso delle industrie farmaceutiche e delle industrie alimentari, che sono due discorsi che sono una via di mezzo a livello proprio di materia tra economia e alimentazione, tra economia e salute. Perché la salute rientra sia l'alimentazione che i farmaci, diciamo, farmaci integratori. Quindi una via di mezzo tra salute, tra questi due macro argomenti, salute e alimentazione. Cioè, scusate, salute ed economia. Ma come vi ho sempre detto, sia nell'economia sia nella salute, nel mondo salute e nel mondo economia, vi è il microcosmo, che in realtà è ancora micro, ma non dovrebbe essere così, dell'esoterismo. Cioè, c'è sempre una chiave di lettura esoterica, sia nel mondo dell'economia che nel mondo della salute. E della salute rientra appunto integratori, farmaci e alimenti. Quindi anche le industrie alimentari sono particolarmente avvezze a un certo tipo di identificazione con i piani inferiori dell'esistenza. Poi, come sempre, ci sono delle eccezioni, ma sappiate che numericamente sono molto inferiori, infatti sono eccezioni, e sono coloro i quali cercano di utilizzare la loro attività economica per scopi superiori. Ricordatevi che, come spiego bene nella lezione dedicata alla ricchezza, se voi volete davvero sentirvi ricchi, sentirvi, perché esserlo dipende da una serie di cose che non è qui il momento per spiegarlo, ma se volete veramente sentirvi ricchi, dovete dedicare le vostre azioni quotidiane, in particolar modo l'azione lavorativa, il lavorare, la professione che svolgete ad uno scopo superiore. Dovete legare lo scopo che svolgete sempre ad uno scopo superiore, anche dove siete adesso, anzi a partire da dove siete adesso, dovete svolgere uno scopo superiore, perché questo sarà determinante al fine del risveglio della coscienza, del vostro contatto animico e della vostra espansione della coscienza. Torniamo a noi, ho un po' divagato, ma sapete che io ho, come sempre, una scaletta, ma poi vado a braccio, perché se sento che è necessario trasmettervi alcune cose, ve le trasmetto, anche se non rientra tra gli schemi, perché diciamo che i protocolli non fanno proprio parte della mia esistenza sotto ogni punto di vista. Bene, quindi questo libro che vedete in sovraimpressione è il libro che vi consiglio. È scritto totalmente in inglese, ma ci sono poi alcune parti anche che sono traducibili, in particolar modo la sinossi. In questo libro cosa viene riportato? Il fatto che spesso non riusciamo a riconoscere i cibi ultratrasformati, perché di alcuni ne siamo consapevoli, però di altri molto meno. E di fatto viene anche attraverso una serie di raccolte epidemiologiche e statistiche detto che i cibi ultratrasformati, quindi che possono avere un sapore, un aspetto deliziosi, e a causa degli additivi, degli edulcoranti e dei coloranti che vengono aggiunti, e anche dei conservanti, possono portare a un maggior rischio di malattie cardiovascolari, infarti, ictus e pressione alta. Ovviamente proporzionalmente a quanto si voglia, a quanto è il consumo di questi prodotti. In questo libro, tra l'altro, ci sono molti consigli utili a chi vuole riconoscere, ma anche sostituire i prodotti ultraprocessati. Oggi però vi dirò a livello energetico quali sono gli alimenti, anche un po' come riconoscerli. Cercate sempre di anzitutto affidarvi al vostro intuito, non istinto, perché l'istinto è all'ottava bassa, ma è l'intuito che è all'ottava alta dell'istinto.
E non soffermatevi sul packaging, che tornando proprio al concetto dell'industria alimentare e farmaceutica, spesso e volentieri fuorviante, quindi vi fa fare scelte non di intuito ma di istinto. E come diceva sempre un caro vecchio economista, non andate mai a fare la spesa a stomaco vuoto, perché altrimenti vi comprate anche quello che non vi serve anche al fine della vostra evoluzione spirituale. Bene, la domanda è: come sapere se ho davanti del cibo ultraprocessato? Per sapere se ho davanti a me del cibo ultraprocessato, l'indizio principale è la presenza di ingredienti poco conosciuti. Quando voi trovate ingredienti poco conosciuti e soprattutto molti ingredienti, e poco conosciuti e spesso e volentieri anche indicati da alcune lettere, in particolar modo la lettera E, vuol dire che è un ultraprocessato. Anche spesso il packaging che ho scritto ricco di fibre o fonte di proteine è spesso un inganno. Ovviamente non sempre, ma spesso, siccome nella copertina si legge ricco di fibre piuttosto che fonte di proteine, allora si pensa che sia più sano, più buono, più salubre, e questo trae in inganno. In realtà spesso è un modo proprio per far sì che poi la persona non vada a leggere gli ingredienti presenti nell'etichetta, che sono in genere molti ingredienti, e più ingredienti ci sono, più il prodotto è ultraprocessato, ultratrasformato, e a livello energetico quindi è un prodotto che sta perdendo a mano sempre più energia. Più il prodotto è lavorato, più perde energia e quindi meno la darà a voi nel momento della masticazione e della deglutizione. Cioè, mi raccomando di fare queste considerazioni, cioè questi collegamenti tra l'aspetto energetico del cibo e l'aspetto materialistico, organico del cibo stesso. Tra l'altro, apro e chiudo parentesi, si parla moltissimo del cibo anche nella Sacra Scrittura. Poi magari un giorno ci divertiremo a vederlo insieme. Quindi, per esempio, rispetto alle proteine ci sono quelle idrolizzate, quelle della soia, quelle del siero del latte, ci sono molte proteine tra cui il glutine, la caseina. Insomma, quindi ci sono tutta una serie di sostanze, ma questo solo per dirne alcune, che di certo non sono sane a livello energetico, no? Quando entrano in contatto con il nostro campo energetico. Ci sono poi gli zuccheri, il fruttosio, lo sciroppo di mais, le maltodestrine, il destrosio, il lattosio. So che sicuramente l'avrete tutti sentiti almeno nominare una volta, una serie di fibre solubili e insolubili, e in genere poi in questi alimenti si trovano anche degli additivi, perché gli additivi, ce ne sono una caterva, rendono il prodotto finale più appetibile o attraente, come aromi, esaltatori di sapidità, coloranti, emulsionanti, edulcoranti, addensanti e gelificanti. Come vedete, la lista solo delle macro sostanze è infinita. Ci sono più di 11 macro sostanze utilizzate come additivi. Di ciascuna di queste macro sostanze ci sono poi tutte le sostanze che vengono utilizzate. Un altro modo per capire se un prodotto è classificabile come un prodotto ultraprocessato è utilizzare un'applicazione. Ed eccola qui. Vi metto qui questo screen su un'applicazione che è chiamata Open Food Facts, che potete anche non iscrivervi se vi serve solo per ricercare l'alimento, e praticamente col telefono, sparando sul codice a barre del prodotto, vi dice. Vi permette di conoscere il Nutri-Score di quel prodotto. Il Nutri-Score è un altro argomento bisognerebbe che io ci facessi un altro intero video su questo, perché il Nutri-Score in Italia non è passata come direttiva europea, mentre in gran parte del resto d'Europa c'è la direttiva europea del Nutri-Score, cioè utilizzare il Nutri-Score sul packaging degli alimenti per identificare il grado di salubrità di quell'alimento. Quindi, il grado di salubrità di quell'alimento è indicato a lettere A, B, C, D, E, eccetera. E ovviamente un alimento A è molto più nutriente e quindi è energeticamente più appetibile ed energeticamente più sano per noi. E invece una lettera D, E, F, ovviamente indica un alimento che è meno energeticamente meno salubre. E quindi che sicuramente non ci arricchirà a noi di ulteriore energia sana,
Ma la cosa particolare è che non solo questi alimenti che hanno un Nutri-Score molto basso non ci permettono di nutrirci di energia che a noi serve, perché l'alimentazione è non solo micro e macronutrienti, ma energia che io incamero, no? E che entra in risonanza con i miei chakra e con i miei meridiani, ma non ci può anche portare delle contaminazioni. Quindi non solo non fa bene, ma può fare anche male. Per questo ho ritenuto importante fare questo video, perché ricordatevi che chi lavora su di sé, e qui il risveglio della coscienza è un lavoro su di sé, ma anche chi studia la sacra scrittura, compie dei passi evolutivi chiamati salti di coscienza. E ogni salto di coscienza voi vi renderete sempre più conto di ciò che accade attorno a voi. E più il mondo vi sembrerà chiaro, più il mondo vi si aprirà davanti a voi. E più dovrete approfondire gli argomenti, quindi è importante prendere coscienza di questo. Questa applicazione vi permette di avere questo Nutri-Score, quindi di avere una classificazione degli alimenti che voi, di cui voi fotografate il barcode, secondo un indice denominato NOVA, realizzato da un'organizzazione no profit francese. Diciamo che a livello dell'alimentazione i francesi sono particolarmente attenti e veloci, anche precoci talvolta. Quindi la classificazione NOVA permette di classificare gli alimenti in base al loro livello di trasformazione. Quindi vedrete il Nutri-Score, ma anche il livello di trasformazione di quell'alimento. C'è da dire che spesso il Nutri-Score è già indice di quanto sia trasformato quell'alimento, ma non sempre è così direttamente proporzionato. Un'altra cosa che vi volevo dire è che, per esempio, gli alimenti cosiddetti trasformati minimamente, come frutta e verdure fresche, per esempio, hanno un indice NOVA pari a 1. Già il latte, lo yogurt, la carne, il pesce rientrano già in un borderline tra categoria 1 e categoria 2, ma nella categoria 2 ci sono i cosiddetti ingredienti culinari trasformati, come il burro, il miele, lo zucchero, il sale e l'aceto. Quindi pensate che già il burro, il miele, lo zucchero, il sale e l'aceto già fanno parte dei cibi trasformati. Ovviamente minimamente trasformati, ma già sono trasformati, fino ad arrivare alla 3, alla 4, che sono quelli ancora più trasformati. Pensate, per esempio, che la categoria 3 Nova comprende gli alimenti trasformati come il pane, il formaggio, il cibo in scatola, i salumi, il pesce affumicato, la frutta secca e i semi. Sicuramente molti di voi non avrebbero mai immaginato che il pane o il formaggio fossero dei trasformati di grado 3 su 4, quindi abbastanza elaborati, perché subiscono tanti processi. E guardate che più sono i passaggi, più sono i processi, e meno energeticamente sarà eterico quell'alimento, e quindi più entrerà in risonanza con noi in maniera diversa. E infatti agire sull'alimento a livello nutritivo vuol dire agire sull'alimento a livello prima energetico e di conseguenza nutritivo, perché ricordatevi sempre che tutto nell'esistenza presente di questo logos solare agisce da dentro a fuori, ma il contrario. E quindi anche, per esempio, un pane, un formaggio, uno non pensa possa essere un ultraprocessato, invece lo è. Anche la stessa frutta secca rientra. E poi ci sono i cosiddetti ultratrasformati, che sono di grado 4, che comprende invece gli snack confezionati, i dolci, il cioccolato. Ovviamente premetto, non i dolci artigianali, dove lì invece c'è anche l'energia non della macchina, ma l'energia dell'omino che prepara. E guardate che questo è tutto un altro mondo e rientra nel contesto della risonanza energetica di cui vi parlo fino adesso. Cioè, un conto è essere alimento artigianale, cioè fatto dall'omino, un conto è essere alimento è fatto da macchine, cioè a livello industriale. Sempre meglio preferire lo snack fatto d'alumino, che trasmette la sua energia, che non cucinato e fatto dalle macchine, che trasmettono la loro industrialità e industrializzazione. Quindi dolci, ovviamente di quelli che non sono artigianali, appunto, ma confezionati: cioccolato, gelati, biscotti, torti, pasticcini, salsicce, pizze, crocchette di pollo, ovviamente sono tutti ultra trasformati. E tra l'altro in questo rientrano molto i prodotti vegani, perché i prodotti vegani sono i più elaborati e i più ultratrasformati, rientrano fra la categoria 3 e 4 degli ultratrasformati, cioè la categoria massima, perché contengono emulsionanti, stabilizzanti e aromi.
Quindi qual è il suggerimento? Scegliere alimenti che abbiano un colore vivo e vivido, per esempio che siano di un bel verde, di un bel giallo, e qui soprattutto si gioca facile con frutta e verdura, seguire il vostro istinto ovviamente, e poi cercare di utilizzare tutti quegli alimenti che non sono trasformati. Quindi uno snack, per esempio, potrebbe essere mangiarsi delle carote ben lavate, invece di mangiarsi il dolce ipertrasformato. Ma non tanto perché è un dolce, perché anche il dolce ha la sua energia di cui spesso i nostri campi energetici necessitano, anche se pure lì si può aprire un altro argomento. Ma è proprio per il fatto che non è un ultra trasformato, quindi che non vengono etericamente ed energeticamente aggiunte sostanze che poi vanno a interferire col mio campo energetico. Quindi, per esempio, scegliere solo e principalmente, o comunque in gran parte, materie prime. Perché i cibi ultra trasformati di materia prima è rimasto pressoché nulla. Lo stesso formaggio, quando viene elaborato più e più volte, perde molto della sua energia nei vari processi di trasformazione. Spesso perde anche la sua energia in base a come viene mantenuto e conservato, quindi conservato e anche come viene poi imbustato. Imbustato e il packaging fa perdere energia al prodotto. Però ricordatevi che la chiave è cercare di utilizzare quasi sempre o prevalentemente nella vostra settimana alimenti primari, cioè alimenti di materie prime. Se voi utilizzate direttamente la materia prima, sicuramente avrete molta più energia da quell'alimento che potrà entrare in risonanza con i vostri campi energetici in maniera più dolce, delicata. È decisiva dove vi serve, perché poi l'energia va dove serve, ma se noi non immettiamo alimenti energetici, non abbiamo energia. Spesso i cali di energia, ora è un discorso generico, ma ve la butto lì, spesso possono essere anche dovuti a un'alimentazione che non è che è scorretta, ma è troppo processata. Un'alimentazione troppo processata non vi permette di assorbire il massimo dell'energia di quell'alimento perché semplicemente non ce n'ha. Talvolta ci sono alimenti che sono totalmente morti, privi di energia, morti in questo senso. Bene, io mi auguro che questo argomento sia stato di vostro gradimento, ma soprattutto che vi abbia permesso di riflettere sul rapporto che vi è tra corpi sottili e quindi guarigione esoterica e risveglio della coscienza. E quindi come i nostri salti di coscienza siano decisivi e determinanti nella scelta di tutto ciò che facciamo quotidianamente, tra cui anche dell'alimentazione. Vi ricordo sempre che ho un account X, trovate qui sotto il link per X. E poi per il mio account X, e poi chi vi si segna la mia newsletter riceverà l'ebook gratuito Risveglio e Preghiera. Io vi ringrazio come sempre per l'attenzione. Se volete farmi domande, potete scriverle qui sotto al canale YouTube in modo tale che poi vi do delle risposte che possano essere utili e visionabili a tutti. Vi lascio come sempre col motto che ho fatto mio: non bisogna cercare di curare il corpo senza guarire l'anima. E ci vediamo sabato prossimo per la diretta. Ciao e tanti bene. Ciao.